Eccoci a Verona, eccoci al Vinitaly, l'importante rassegna tornata dopo 2 anni, si è stati fermi 2 anni appunto per la pandemia, e l'Abruzzo torna al Vinitaly in grande stile con il modello Abruzzo e con la celebrazione dei 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo. Come vedete qui c'è una vasta area allestita dal consorzio Colline Terramane, dal consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, dove sono posizionate le diverse aziende abruzzesi. Che dire, c'è emozione nella ripartenza. Tutto è cambiato? Nulla è cambiato? Sì, sicuramente sono cambiate tante cose. Vediamo le mascherine che 2 anni fa non c'erano, ma nonostante le mascherine e tutte le misure di sicurezza, c'è tanta voglia di tornare a brindare con i nostri vini e soprattutto tornare a farli conoscere ad una vetrina internazionale come quella che viene offerta da una rassegna come questa. Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale, e le aziende qui a Verona sono pronte? Sono pronte, è un gran piacere vedere ripartire nel tutto il sistema economico legato al vino italiano, e poi è un grande piacere aprire la giornata nello stand Abruzzo, che è uno stand grande, accogliente, bello, molto competitivo nella qualità dei vini regionali e con un'appendice sul turismo del vino che è secondo me molto azzeccata come idea, perché dalle nostre grandi qualità agricole, in questo caso vitivinicole, possiamo generare una grande conoscenza del nostro territorio e quindi un ritorno di turismo. Ecco, più di una volta abbiamo parlato io e lei dell'importanza del settore agricolo e dell'importanza della vitivinicoltura in questo settore. Sì, è strategico, tra l'altro per una regione tra virgolette piccola come l'Abruzzo, che però ha grandissime punte di qualità. Il nostro vino è uno dei nostri principali ambasciatori nel mondo, in Italia e nel mondo. E poi dietro questo settore ci sono tanti corregionali che lavorano, che faticano duramente per portare sulle tavole degli italiani un grande prodotto di qualità che è il nostro vino. Ripeto, non è un momento semplice questo per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Vedere questo rinizio di speranza, questa rinascita anche di socialità e di movimentazione economica fa molto piacere.